ragazzi, bentornati sul canale e bentornati dal vostro Loffo di Fiducia, sempre da Giuseppe the Gamer Fox. Sì, vabbè, Giuseppe the Gamer, Giuseppe Fox, quello che è sempre, comunque sempre lui, ragazzi, non cambia. E anche dallo ufficiale che non l'ho detto. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla terza puntata di Snack Americani. Siamo arrivati alla terza puntata. E come l'altra volta, facciamo sempre 3 snack e 2 bibite. Quindi, Galusi, non ci possiamo lamentare, non ci possiamo lamentare. Iniziamo questa volta dai, eccoli qua, dai Cheez-It, che praticamente dovrebbero essere degli snack, dei salatini al formaggio. Mio stomaco canta. Oh, il mio stomaco canta. Occidentali scarma. Un feto di formaggio, sa? Mamma mia, ragazzi. Croccantini per... Mamma mia. Croccantini per il gatto. Ma veramente? Mamma mia. Mamma mia. Anche questa volta daremo i nostri punteggi, ma già mi sa tanto che... Ma già l'hai mangiato? Per forza, per forza, si deve fare così di botto. Troppo, ma due non ha senso questa cosa, ragazzi. Due, ma sì, ma no, io anche uno gli do, io do uno. Mamma mia, ragazzi, uno perché questo dobbiamo spiegarlo almeno. Allora, quando lo mangi non sa di niente, però non sa di gusto, non sa di, io non sapevo di niente, gusto di schifo, bro. Il mio quando lo mangiavo sembrava di un cartone, appena l'ho schiacciato tutto, me lo sono mangiato tutto, amaro, ma amarissimo. Dopo mangiato Petrus, l'amarissimo che fa benissimo. Andiamo avanti. Oreo. Allora, ragazzi, questi qua sono gli Oreo Golden, la Golden Edition, perché praticamente hanno lo stesso interno, quindi quello dei classici, quindi quello bianco. Il caldo qui dentro ancora continua. Il caldo come quello del video scorso, sempre con... Stessi raggi solari. Sembra stessi maglietti. Allora... Stesso interno, però col biscotto bianco. Della Monaca. Col biscotto della Monaca. Ragazzi, il biscotto della Monaca qua è il nostro, un classico biscotto che abbiamo qua in Sicilia, che ha forma di F. Oreo. Ragazzi, ma si dice Oreo. Io ancora non l'ho capito, però io lo per me si dice Reo. Secondo me si dice Renzo. Buono. Tu sa, quelli classici come sono? È buono, ma mi sa tipo, mi pare di averlo già mangiato. Allora, quelli classici sono quelli là con il fuori, quindi il biscotto a cioccolato, l'interno è bianco. Questi qua invece sono bianchi fuori e bianchi all'interno. Questi piacciono molto di più di quelli classici, io do 8. Quindi 8 entrambi. E ovviamente, ragazzi, come ogni volta, perché è una consuetudine, costano poco, quindi io le compro sempre. No, fai bene. Proviamo un'altra Pop-Tarts, che è questa. Prendiamo questa, ma ci sto buttando tutta questa a terra. Questa al solito andrebbe al microonde, tipo sciolta, fumante. Se fate caso, vi faccio vedere l'immagine, magari un po' più da vicino, sembra sciolta, però vabbè, sono piccole sottigliezze, però vabbè. Questo qua è al gusto, cioccolato e marshmallow. Qua per esempio lo dividiamo, paffidi. Ah, guardate. Ah, è all'interno, vabbè, non si vedrà c'è mai. Crema. Non si vedrà mai. Ma questo mi sa che è un bis. Non si vedrà mai, però. C'è praticamente crema di marshmallow, infatti è metà bianco e metà nero. Crema di marshmallow. Vai! Immagina caldo. Mese invernale. Questi quasi dovrebbero mangiare in mese invernale comunque. Allora, io do 7. Mi io piace, pure. Però poi alla fine. Le fattute di queste Pop Tarts è sempre una cosa. Il sapore è sempre simile. Cioè, quel biscotto esterno è sempre uguale, il sapore è sempre quello, cambia un pochino. Forse in confronto a quello della Red Velvet, questi sono migliori, però io do 7. Ok, visto che abbiamo già preso i nostri 3 snack normali, salati e dolci e comunque solidi, adesso passiamo alle nostre 2 bevande. Come la volta scorsa, quindi come nel video precedente, abbiamo assaggiato la prima volta la Coca-Cola e quindi ora assaggeremo la Coca-Cola alla vaniglia. Quella volta era Coca-Cola alla ciliegia, ora alla vaniglia, vediamo com'è. La mia panza canta.
bicchieri ovviamente diversi da quelli della volta scorsa. Usati sempre dalla volta scorsa. Colore sempre simile a quello classico. Sa un po' di vaniglia, un po' leggera, è come quella la ciliegia, uguale, eh? E Fritz, ragazzi, è qualcosa di particolare, perché, di essere gassata, però è tipo, poi sa un retrogusto liscio. Boh, io do 5 di nuovo, come quella della volta scorsa. Anche non sa nulla. Forse quella era molto più buona. Forse quella leggermente, ma per me è uguale. L'ultima bevanda, ragazzi, ormai non ci possiamo risparmiare, l'ultima bevanda. E come ogni volta, ragazzi, in ogni appuntamento non va a mancare cosa? La nostra Fanta al mango. Proviamo anche questa, ragazzi. Sì, e come ogni volta. Aiuto! Chi sta detenendo? Se quella era fluorescente. Ma questo ha un odore fortissimo. Un'aura potentissima. Senti. Questo è il colore, molto arancione. E il mango si sente. Il mango si sente, forte. Questo è sempre fluorescente, ragazzi. Se lo mettiamo contro il sole, guardate. Facciamo vedere che anche questa è proprio fluorescente totalmente. Assaggiamola. Non mi piace. Mango a me piace il mango. No, io do 6. C'è proprio la sufficienza perché si sente il gusto del mango. Non è malissimo, No, io del 5 non mi piace. Diciamo che sono stati un pochettino simili i punteggi in confronto alla volta scorsa. È stato sempre qualcosa che ci ha fatto piacere, come gli Oreo. Qualcosa che ci ha fatto schifo, che erano i Cheez-It. E poi, le bevande, ragazzi, le bevande. Le bevande. Per adesso, ragazzi, come ogni volta, ragazzi, noi ve lo ricordiamo sempre, soprattutto perché c'è caro Peppe Gamer, che è tutto illuminato. Guardate quanto è bello quando è illuminato, guardate. Sembra che tipo è in carcere, però vabbè, a parte questo, noi ve lo ricordiamo sempre. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate il nostro video, ovviamente fateci sapere se volete vedere sempre Peppe Gamer. Se vi piacciono questi video, ovviamente noi li vedremo la prossima volta col prossimo video. Per il resto, ragazzi, condividetelo se vi va, e se ancora non siete iscritti, cosa dovete fare? Lasciate 100 euro. Iscrivetevi al canale, dai ragazzi, mi raccomando. Ovviamente un saluto all'off a tutti quanti voi da Ciao Giuseppe Gamer e un saluto all'off da Loffu Channel. Ragazzi, vi vogliamo l'off a tutti quanti voi. Un saluto all'off, ciao.